Salve a tutti amici di Fantascienza Today, oggi ci occuperemo di recensire Ad Astra, un compito niente affatto semplice. Il film prodotto dalla Planet B è interpretato da Brad Pitt, Tommy Lee Jones e alla regia vede James Gray. Facciamo un minimo riassunto di quella che è la trama, perlomeno tenendoci tra filetti di presentazione senza fare spoiler. Brad Pitt, astronauta, cresciuto all'ombra dell'eroico padre scomparso in una precedente missione esplorativa, è costretto a intraprendere a sua volta un'impresa per andare a cercarlo. Sulla carta niente di trascendentale, ma poteva funzionare molto bene. Molto interessante era l'ambientazione, che si andava a collocare in un periodo ancora pionieristico dell'esplorazione spaziale, in cui però si era già conquistato parte del sistema solare. Sul cast niente da dire, Brad Pitt lo conosciamo, bravissimo attore, Tommy Lee Jones sulla carta ancora più bravo, insomma c'erano tutti i presupposti per andare ad assistere ad un ottimo film. Sul regista, vincitore, precedentemente vincitore del Festival di Venezia, quindi tutti gli elementi potevano concorrere a farci pensare di vedere un'opera estremamente interessante, anche con un taglio particolarmente autoriale. Il problema è che il risultato, a mio personale parere, non è all'altezza delle aspettative, su due fronti. Il primo, il più drammatico per lo spettatore, il film risulta terribilmente noioso, e lo risulta anche nonostante l'inserimento di scene action anche ben girate e ben concepite. Il problema è che l'introspezione psicologica del personaggio di Brad Pitt è terribilmente ridondante. Questo unico nucleo introspettivo si ripete all'infinito fino alla fine del film, e l'unica piccola evoluzione che il personaggio di Brad Pitt trova la trova sul finale. Questa carenza, chiariamola bene, non è dovuta agli attori. Sia Brad Pitt che Tommy Lee Jones si attengono a quella che è la sceneggiatura e interpretano al meglio il ruolo che gli è stato dato. Il ruolo è un problema. Come sono state scritte le sceneggiature e l'idea del film, che strizza l'occhio al 2001 di Kubrick in alcuni momenti, non funziona. Sommato a questo il fatto che la fotografia rimbalza da quella che è nelle scene action estremamente nitida, pulita, chiara, a quella che troviamo nelle scene introspettive, molto sfumata, con colori particolari, anche scelte estremamente belle e azzeccate, ma i due mondi, i due poli di questo film non riescono ad amalgamarsi, non si riesce a trovare un'unione tra le due anime di questa pellicola, che vuole essere introspettiva, ma non rinuncia a essere action. Ma quando è introspettiva lo è in un modo abbastanza tedioso. Questo non vuol dire però che la pellicola sia venuta male, anzi ha alcuni momenti estremamente interessanti, per questo è difficile darne un giudizio complessivo. Ci sono tutte le dinamiche legate all'esplorazione spaziale, al mondo che viene dipinto e creato, che sono estremamente interessanti e se approfondite potevano essere un punto di svolta e potevano rendere questo film un'opera d'eccellenza. Il problema è che non sempre le buone ricette riescono a portare a casa il risultato. Nel complesso usciamo dalla sala assolutamente non soddisfatti, con la sensazione che si poteva e si doveva fare meglio in questo caso, perché l'aspettativa c'era e probabilmente il pubblico ci sarebbe stato. Fatto sta che in questa condizione, con un film che ha questi elementi disfunzionali, nonostante, torno a dire, moltissime cose ben fatte, una fotografia che in alcuni momenti è veramente di grande livello, con delle belle trovate visive, e non mi riferisco agli effetti speciali, che comunque sono di alto livello. Ma si poteva fare meglio, si poteva scrivere una sceneggiatura che non aggredisse lo spettatore diventando tediosa, volendo per forza di cose porre le figure di questi astronauti come persone totalmente isolate, fuori dal contesto umano, che non riescono a legare con gli altri. L'esplorazione spaziale non è questo. Non perché un individuo intraprende la carriera d'astronauta è per forza un disfunzionale. Sarebbe come dire che
un camionista che deve portare carichi lontano da casa e stare via da casa per settimane è per forza una persona che non riesce ad avere legami con la propria famiglia. Questa è una realtà che non è oggettiva, è un'assunzione di chi si è messo alla sceneggiatura e che ha rovinato una pellicola potenzialmente molto molto bella e che poteva essere una pellicola importante anche nella storia dei film di fantascienza. Questo non è successo, siamo di fronte ad un mélange che non riesce ad ingranare, di cose che costano, trovate bellissime, che non si legano l'una con l'altra e che alla fine del film lasciano in prima battuta solo un'idea di noia. Poi a posteriori si rielabora quello che si è visto e si capisce che c'era tanto di buono anche, ma tutto questo è perso in una valle di sbadigli, perché questo povero Brad Pitt è costretto a starsene lì e rimuginare per tutto il film su questa figura assente, su questo suo vuoto emotivo. Se la recensione vi è piaciuta, iscrivetevi al canale. Per rivederci a presto su Fantascienza Today. Arrivederci al prossimo video.